merito come atto dovuto per il rispetto normativo. Il problema di sostanza è che qui stiamo parlando di un bene comune, di un bene comune sul quale si è espresso anche la maggioranza del popolo italiano nel recente referendum e che ha sancito un principio irrinunciabile, vale a dire che sui beni comuni si decide tutti, non ci sono scelte di imposizione né ci sono scelte di delega né istituzionali né rappresentative. Da questo punto di vista, quindi, la vostra indisponibilità a entrare in contatto e in confronto serio e costruttivo con i cittadini e con le comunità territoriali lascia veramente esterrefatti e dimostra in fondo che la logica di potentati economici che impongono attraverso lobby ben organizzati, che poi sanno anche inserirsi nei momenti istituzionali. Io, guardando una proposta di piano regionale, del piano energetico regionale, ho notato con una certa curiosità che nel piano energetico regionale è prevista, appunto, sono previste le ipotesi di una serie di interventi di realizzazione, tra i quali la centrale anche di Busche e la centrale sul Boite, anche questa respinta e osteggiata dalle comunità locali e dai sindaci del territorio. Quindi non siamo assolutamente tranquilli sul fatto che poi la procedura via avvenga nel rispetto anche delle volontà e delle indicazioni che appartengono da parte delle comunità. E in questo senso quindi questo percorso sostanziale non avviene esattamente all'interno delle parti, delle parti formali. Io cito una cosa, c'è stata un'unica amministrazione comunale che ha accettato la sfida di confrontarsi con la volontà dei cittadini di quella comunità rispetto a questa ipotesi di progetto, ed è stato il comune di San Gregorio. Eravate stati invitati a fare parte del comitato dei garanti di quel referendum, assieme al comitato Acqua Bene Comune e anche ai cittadini e agli amministratori. Avete mandato delle scuse improbabili inizialmente nella vostra latitanza delle riunioni organizzative e poi vi siete dileguati disconoscendo l'esito del referendum, che il 90% dei cittadini 96. Che hanno deciso di partecipare si è espresso contro la centrale e contro il 10% che invece si è dichiarato favorevole alla centrale. Avevate detto nelle vostre comunicazioni iniziali che contro la volontà dei cittadini e delle comunità territoriali la centrale non si sarebbe fatta. Avete dimostrato esattamente il contrario, perché in data 1 agosto, in modo autoreferenziale, avete presentato le domande per la via, avete messo di fronte tutti i sindaci, di fronte al fatto compiuto di questa presentazione in orario improbabile e visto che alcuni sindaci sono ancora in attesa di un cosiddetto parere terzo di un soggetto che tra l'altro vede all'interno della propria fondazione questo soggetto enti finanziatori come Enel che sono all'interno della fondazione del Politecnico di Milano, quindi anche sulla neutralità di questo soggetto che dovrà esprimere questo parere tutto è da verificare e da dire. Quindi non siate convinti che procedendo per la via squisitamente, esclusivamente normativa la situazione sia risolta. Avete dimenticato di essere presenti, di partecipare alle affollatissime riunioni e assemblee che i comitati hanno organizzato in questi territori. Ed erano delle riunioni straordinariamente partecipate, dove non entrava una persona nelle sale perché non c'era spazio per entrarci, e tutti si esprimevano in modo contrario, in modo radicalmente contrario rispetto alla vostra ipotesi di intervento. Sono finiti i tempi in cui dall'alto della vostra potenza economica riuscite a imporre delle scelte alle comunità, e lo capirete ben presto.